Sesta puntata di Sport e dintorni, il nostro appuntamento quindicinale che parla di sport, in particolar modo in provincia di Latina. È tempo della mezza maratona di Latina. Allora è il caso di parlarne con chi la organizza, l'associazione In Corsa Libera, il presidente, che andiamo a salutare, Davide Fioriello. Eccoci, grazie Pasquale. E allora ci siamo, insomma, un evento lungo un anno, dico sempre, c'è una data ben precisa, c'è uno start, però si lavora alacremente con molto anticipo. Sì, non solo c'è una data, c'è un periodo, perché la mezza maratona viene organizzata ormai da diversi anni, sempre la terza domenica di maggio. Questo permette ovviamente sia a noi come organizzazione, che ha i podisti di avere comunque una data certa ogni anno. Quest'anno capita, come dicevi tu, il 19 maggio, quindi siamo pronti, ormai siamo vicinissimi alla data. 19 maggio, start alle 8:30. Anche questo è un punto di riferimento importante per una mezza. Sì, perché una mezza che ovviamente viene appunto la terza domenica di maggio in una città, in una provincia che fortunatamente è baciata dal sole e dal caldo a maggio, per gravare meno sui nostri amici podisti, abbiamo deciso di anticipare la partenza alle 8:30. In genere queste gare hanno una partenza 9, 9:30, ma partendo con così anticipo, ovviamente si arriva alla conclusione della gara in un orario un po' più comodo e contemporaneamente ci permette di andare a gravare il meno possibile anche sul traffico, perché siamo, come detto prima, una città di mare e quindi con le belle giornate il nostro lungomare ovviamente si riempie di persone, e andando a liberare le strade il prima possibile, ovviamente andiamo anche a fare un servizio comunque alla cittadinanza. L'abito che indossa la mezza maratona delle grandi occasioni, veste leggera. Veste Legea è il secondo evento che organizziamo noi in collaborazione con la Legea, e perché, come sai, già a febbraio con la maratona Maga Circe abbiamo iniziato questa partnership importante. Quindi la Legea non è solo partner, ma è il marchio che dà il nome all'evento. Infatti sia la maratona che adesso la mezza maratona si chiamano proprio Legea Mezza Maratona di Latina, quindi un marchio importante internazionale che ci ha scelto per la seconda volta. 21 km e 97 metri, la 10 km, ma non è un evento solo per podisti, insomma, qui tutti possono mettersi all'opera a fare sport e benessere con la Family Work. Sì, questo è l'obiettivo che abbiamo ormai da diversi anni, cioè nasce un percorso che nasce con l'abbinamento della festa dello sport con la mezza maratona di Latina. E fino a diversi anni fa questi due eventi erano scollegati, ma abbiamo proprio immaginato di creare un unico contenitore che permettesse comunque ai cittadini di Latina, ma anche delle zone limitrofe, di vivere comunque un evento nazionale. E quindi non solo l'evento competitivo, ma sia appunto festa dello sport col coinvolgimento comunque di tanti bambini, di tante persone adulte che vengono a provare sport, a esibirsi all'interno di questo contenitore. E da quest'anno abbiamo deciso di abbinare anche questa camminata, perché non è ovviamente una corsa, ma una camminata di 2 km e 700 metri, totalmente gratuita, e anche qui non sono tantissimi gli eventi in giro per l'Italia, non solo, che sono totalmente gratuiti, invece questo evento non costa niente, proprio perché il nostro obiettivo è comunque far vivere quelle giornate ai cittadini di Latina e non solo. Quindi venire a partecipare, a prendere parte ad un evento comunque così importante, un evento nazionale, perché ricordiamo che la mezza maratona di Latina è inserita nel calendario nazionale degli eventi FIDAL come tappa bronze, quindi non è una delle tante gare che si svolgono tutti i fine settimana. Quindi cercare di far fruire il campo CONI per tutti e 3 giorni è proprio un regalo che abbiamo voluto fare comunque alla nostra città. Ecco, tutti e 3 giorni, 17, 18 e 19 maggio, chiaramente la mezza maratona è l'evento principe, ad essa collegata la 10 km, alle 8:30 lo start.
della mezza a seguire praticamente, immagino subito dopo i potisti della 10. Sì, un quarto d'ora da regolamento e poi a seguire partiranno quelli della Family Walk, quindi nel giro comunque di un'oretta riusciamo a far partire tutte e tre le distanze. Tra poco andremo nel dettaglio con la festa dello sport, quindi un circuito FIDAL riconosciuto quindi dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Immagino insomma una squadra importante, insomma, che va da te, che sei presidente, insomma, il direttore tecnico, ecco, tutti i collaboratori, uno staff allargato. Sì, intanto ringrazio il mio direttore tecnico per la mezza maratona di Latina, che è l'amico Sergio Zonzin, e tutto il mio staff di In Corsa Libera, uno staff ormai collaudato che mi permette di arrivare a questi eventi con la massima tranquillità. Ci sono delle date chiave oltre a quella del 19 maggio, insomma, quella è il punto di partenza ed arrivo al tempo stesso. Non so, info per podisti, iscrizioni, date. E allora, il villaggio sportivo inizierà già dal venerdì pomeriggio, quindi la festa dello sport verrà aperta al pubblico nei 3 pomeriggi, quindi sia venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 20. I podisti potranno venire a ritirare il pettorale del pacco gara o sabato tutta la giornata, quindi dalle 10 di mattina alle 20, finché saremo comunque lì con la festa dello sport, o direttamente la domenica mattina. Per le iscrizioni alla 21 e alla 10, cosa altro c'è da sapere? E basta collegarci sul sito di Icron, ricercare l'evento oppure andare sui nostri canali ufficiali, quindi sia social, quindi pagina Facebook e Instagram, o anche il nostro sito internet mezzamaratonalatina.it. E troveranno il collegamento diretto per le iscrizioni. Le iscrizioni chiuderanno il 15 maggio, quindi c'è ancora un po' di tempo per iscriversi. Io sono ottimista e quindi spero che quest'anno raggiungeremo il tutto esaurito, perché queste sono manifestazioni che ormai da un po' di anni a questa parte abbiamo messo a numero chiuso, quindi il numero massimo di pettorali è di 800 per la 21 km e di 400 per la 10 km, quindi l'obiettivo è arrivare a completare tutti i 1200 pettorali. Ovviamente tutti qui vanno aggiunti tutti i partecipanti della Family Walk, quindi possiamo immaginare un bel colpo Un d'occhio. bel colpo d'occhio, ma ripeto, sarà bello anche soprattutto per il villaggio. Io spero che comunque le persone che ci verranno a trovare troveranno un clima comunque di festa. Speriamo nel tempo. L'anno scorso non siamo stati molto favoriti dal clima, speriamo veramente quest'anno di recuperare. Volti noti, sicuramente, già sappiamo della conferma di Re Giorgio Calcaterra, Ma insomma. Calcaterra ormai da noi è di casa, io gliel'ho detto dal primo anno che finché organizzerò io questi eventi, sia la maratona che la mezza maratona, lui deve esserci per forza e a priori. La festa dello sport che fa da cornice all'evento principe, come nasce la festa dello sport e chi saranno i protagonisti? I protagonisti tutti, parto dalla fine, perché ovviamente questi momenti sono proprio fatti per dare la stessa visibilità a tutti. Quindi tutte le nostre associazioni affiliate, nostre in questo caso parlo anche un po' come Opes, possono ovviamente venire in questo contesto, anche qui senza dover pagare niente, quindi in modo del tutto gratuito, farsi conoscere, farsi pubblicità, dare comunque una gratificazione anche ai giovani che hanno partecipato tutto l'anno alle varie lezioni, ai vari corsi, di venirsi a far vedere da genitori piuttosto che amici. Quindi è un momento dove non c'è chi primeggia rispetto all'altro, quindi tutte le associazioni avranno lo stesso trattamento, tutti i ragazzi avranno lo stesso trattamento. Come dicevo prima, è una vetrina per far conoscere il nostro mondo. Quindi venerdì e sabato di pomeriggio, esibizioni di danza, sport, dimostrazioni e Dalle quant'altro. 16 alle 20 ogni sport che ti viene in mente sarà racchiuso all'interno del programma, dalla dama al football americano, al rugby, al calcio, basket, pallavolo, non li menziono tutti, però tutti quelli che vi vengono in mente, calcio balilla, ping pong, tutto quello che vi viene in mente ci sarà nell'arco dei 3 giorni. Poi la domenica
mattina ovviamente la 21, la 10, la family walk, e il pomeriggio si riprende, Si immagino. riprende alle 4, quindi dalle 16 alle 20, anche domenica pomeriggio pieno come i due precedenti. Abbiamo idea di quante persone può muovere una regione simile? Ma abbiamo idea perché, ripeto, non è il primo anno, quindi se immaginiamo, come detto prima, che già solo la mezza maratona con le altre comunque distanze supererà i 1.000 partecipanti, le 1.000 persone, immaginiamo tra accompagnatori, tra tutti quelli che verranno ad esibirsi nella 3 giorni, quindi con genitori, amici, parenti, secondo me in questa 3 giorni non passeranno mai meno di 7-8 mila persone, ma proprio andando al ribasso dei numeri. Una vedina importante per questo territorio, tema che abbiamo toccato più volte, però in effetti è così perché sentirete parlare non solo il dialetto pontino. Sì, però ripeto, questa gara, a differenza della Maratona Maga Circe, è più rivolta a un qualcosa che abbiamo immaginato di fare per la nostra città. Mentre, come sai, anche perché c'eri alla Maratona Maga Circe, erano presenti 19 nazionalità diverse, praticamente tutti i continenti, quindi era più una vetrina per chi veniva a partecipare alla manifestazione. La mezza maratona inverte un po' questa tendenza, quindi vuole essere più una vetrina, un modo per stare insieme alle famiglie, rivolto alla cittadinanza di Latina e della nostra provincia, piuttosto che un evento che ha una visione esterna. Eccoci, Allora non mi resta che augurarvi buon lavoro. e veniteci a trovare, soprattutto in quei 3 giorni, vi accoglieremo come sempre con il sorriso.